Barbone, capelloni, non ce la faccio più, guarda. Anzi, a proposito di barba e capelli, direi subito di mettere la sigla e di passare dunque al pub dell'amico. Ciao, 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 buonasera, Marco. Buonasera, ciao, ciao. Buonasera, buonasera, buonasera. Com'è? Come stai? Da tanto che non ti vedo. Come stai te? Come stai te? Sì. Due pub saltati. Uno perché ovviamente grazie al nuovo palinsesto che hai buttato dentro, te avevo saltato quello di Nico Pertici, poi quello dopo ero in ferie e ora eccomi qui, sono tornato. Cosa puoi dirci? C'è stata una grande novità nella tua vita, in questi ultimi tempi. Qual è stata questa Sì. grande novità? Negli ultimi 2 mesi praticamente cosa è successo? Che a causa, diciamo, ma non a causa, grazie alla community che si è creata sul canale, sono stato ispirato a iscrivermi e a mandare le mie referenze per MasterChef 2022 e sto piano piano Ciao monitor. passando tutte le selezioni che ne conseguono. Buonasera. E per ora sta andando molto bene, per ora sta andando molto bene. Sto aspettando l'ultima chiamata che avverrà prima della fine di aprile e ho già passato determinati colloqui, tra cui varie chiamate e chiamate Skype face to face con quelli della redazione e adesso aspettiamo la chiamata per andare su a Milano a fare l'ultimo provino che poi sarà quello che porterà alla trasmissione. Allora, è una cosa veramente ganza, più che altro perché ci dai chili di content e di cazzate, chiaramente a cui reagire nel caso andasse bene, ce lo auguriamo tutti. Però quello che secondo me funziona di questa manovra è che secondo me ti prenderanno. Cioè, ora non voglio gufartela, però cazzo, sei perfetto. A parte cucinare, c'è cioè il discorso che il ragazzetto col baffone tatuato, il barbershop, fa anche delle live su Twitch. Insomma, è il Allora, personaggio perfetto, secondo me, per MasterChef. diciamo che sto cercando di navigare e di vivere coi piedi molto per terra, perché Sì, so che comunque se certo. le selezioni sono, che fanno e che faranno sono parecchie, sono anche abbastanza, diciamo, dure, perché al di là di tutte le domande personali che possono fare, c'è anche proprio una ricerca, giustamente, per quanto riguarda la conoscenza tecnica, proprio delle tecniche base di cucina che magari tutti non sanno. Io in questi ultimi 2 mesi qua sto studiando parecchio, perché non è così scontato, diciamo, è vero, No, sì, ci no, no. sta il personaggio, ci sta il fatto che comunque sia potrebbe funzionare o meno, però diciamo che le domande che mi sono state poste nelle ultime 2 interviste, sono state alcune anche abbastanza complicate e se uno non studia o comunque sia non fa capire, cioè fa capire che sì, vengo perché così mi vedono in televisione e mi va bella mia mamma, no, non è che... Sì, no, chiaro, 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 chiaro. Te monitor invece come stai? Guarda, beh, come beh, sempre sorridente, sempre bello in forma. Bene, quando sono con voi è sempre bene, quindi meglio di così, cosa devo dire? No, no. Niente. Anzi, tra l'altro, siccome solitamente al pub e live, siccome siamo un tot di persone, siamo un po' più stretti, invece per ora essendo in tre è bella larga la cam. Stasera tutti si stanno accorgendo dopo anni che io ho un tavolino in camera che me lo chiedono tutti e qui È sto vero, perché è reggendo. un Quindi salotto in camera? Questa è una cosa particolare, eh? Spiega un vabbè, io c'ho po'. una gabbia, cosa vuol dire? Ma Ciao Mario! perché poi? Oh, abbassa il Oh. volume, Cristo Dio, Mario, per Mario! favore, Abbiamo Porco mio! cominciato, chiaramente. Ok, ci siamo. Porco due, che Comunque, paura! Ecco qua. la vera domanda è perché non avere un tavolino del genere in camera? Ma non lo so, Quanto è comodo, ma poi ci non è... scrivi, ci bevi, fa atmosfera, vedi c'è la luce Ti azzurrina, fai io che ho il merenda? mio Ti fai angolo merenda? mare, Che non, fame. ci fai merenda, ci fai tutto cosa ti pare, non ve lo posso far vedere dalla camera, ma io ho l'angolo mare in camera, Cosa vuol dire quindi ti l'angolo metti col mare? tavolino, ho fatto tutto come se fossimo in spiaggia.
qui in questo angolino della stanza. Ma c'è anche l'arena? C'è anche l'arena? No, tranne quello, perché sennò era la fine, cioè non pulivi più in camera. L'unica cosa che manca è un tavolino fatto di tappi, vedo, quindi non è solo un tavolino in camera, ma è un tavolino fatto di tappi in camera. Benissimo. Grazie. Che bello questo baffo qui, Mario. Ti piace? Ah, vero, ce l'hai pure te. Vabbè, io. Vabbè, però Mario, il tuo fa un po' cacare, dai. Vabbè, Dario, però scusami. Sembri Alejandro della Vega. No, sembri Diego della Vega. È vero, Diego della Vega un po'. Ti piace un po'? No. Oh, ho fame. Ciao Suri, e mangia, scusami. Ciao Suri, bentornato. Grande Suri. Buonasera. Ciao. Ciao Mario, ma perché, ma scusa, vabbè Mario, non lo so, sono troppo sottili, sembrano quelli di Vegeta in Dragon Ball GT, non è che mi convincano tantissimo. No, cioè... allora, Vegeta è l'unica cosa che mi fa stare male se mi fai una comparazione, perché spiega, mi vai. Ricordo di quel Vegeta come è andato in pensione, un Vegeta che si è disinteressato dei suoi obiettivi. Non la prenderei lo so. Sul filosofico. Comunque non mi sembrano troppo sottili, anzi... Sembra, però sono a punta, no? Tipo Eggman, no? Eggman, quelli sono voluti, eh? Quelli sono voluti. Voluti. Parecchio zorreschi, via. Sì, te l'ho detto, della Vega. Senti, sicuramente i ricci aiutano. E cioè, ci sono state scelte stilistiche di cui ti sei pentito, Mario, a parte questi baffi meravigliosi? Mi piace molto variare, mi piace fare il trasformista. Ma non c'è mai stato anche in adolescenza dove non abbiamo gusto estetico per niente, a parte i figli di papà che vengono vestiti dai genitori coi soldi, di cui ti sei pentito? Io una volta ero così fissato con le sopracciglia, perché ho scoperto il modo di farmele da solo, che una volta ho esagerato e me ne sono tagliata quasi metà. E sei andato con metà ciglio, metà sopracciglia? Sì. Meno male che a quei tempi andavo soltanto in compagnia, quindi ho preso soltanto le prese in giro dei miei colleghi, però è stato un po' brutto. Ciao Poli, benvenuto, bentornato. Uè, Poli! Eccoci! Buonasera, ecco, buonasera. Il pub dei baffi, oggi è il pub dei baffi, perché veramente anche Poli, guarda che baffo che c'ha. Guarda che bello. Anche Dario, guarda che bel baffo che c'ha. Io c'ho la barbona, mi devo andare da Matte appena posso, ma ora che è un VIP va a Masterchef, mica era più. Non è vera questa che va a Masterchef? Matteo? No, vabbè, diciamo che sta superando dei provini e insomma. Sarebbe bellissimo, figo. Bro. Andando che piatto hai portato? Allora, quello che mi hanno fatto presentare durante una fase dei provini, che praticamente devi fare un videoclip di 3 minuti dove prepari un piatto, ma non parli del piatto, ma parli di te stesso. Okay. Ho fatto degli gnocchi fatti in casa con il ragù di polpo. Caserecci? Fatti tutti da loro? Eccoli, da me, mi garbava affrontare questo argomento, perché io invece ho fatto una scelta di cui mi sono amaramente pentito, però scelta che ho perseguito nel tempo, e Matte se la ricorda probabilmente, cioè io per anni e anni superiori ho portato il mullet. Io avevo il mullet, avevo rasato tutto qui e poi c'avevo questo aggeggio che andava dietro. Madonna, il problema è che non era di moda. Poi te ce l'avevi quello vero, cioè quello con il boccolino in fondo, chiaro. Tu sei leggermente mosso. Abbiamo una foto, vi prego. Sì, da qualche parte si da qualche trova. Parte mi sa che la posso anche recuperarla su vecchi profili Facebook. Sì, sicuramente. Che era sta trovando di moda, tra l'altro. Capito, ma non era di moda ai tempi, perché erano altri anni, andava il capellone, la lisciata, il periodo emo, il periodo netlog. E poi soprattutto era una merda, cioè non era solo un mullet. Come... era male, era fatto male. Porco di ma ogni volta che mi alzo, ma che cazzo è stata? Oi Poli, stai calmo però, eh? Calmo. Scusa Mario, mi è scappato Mario, non mi puoi perdonarmi Mario. Matte invece no, Matte si è sempre stato stiloso, è sempre intercettato il periodo, secondo me, il periodo hip hop, il periodo tattoos. Ma no, allora, io all'inizio ero parecchio cuci in realtà. Spiega, perché non credo che la chat sappia cosa vuol dire cuci. Sì, io no, per esempio. Vabbè, io ero, con una papiri velo con la tascona, Roy Roger a sigaretta, le Silver, o meglio le Golden, poi c'erano le Shox, tutte quelle cose lì. Non ho mai avuto le squalo. Eccoci. Felpa della Lonsdale. Per forza. Diciamo che era la transizione tra Cugi, quindi diciamo... Tamarrino, no, Tamarrino mezzo gabber, che però poi è sfociato nello skate. sì, periodo di pop, quello siamo passati un po', cioè io ci sono passato almeno. A me Riso ispira da Ente Benefico.
Io donerei un sacco di soldi a Riso, secondo me è proprio una persona buona. Io non lo conosco, ma mi dà proprio l'impressione di essere una persona... Piacere Matteo, sì, comunque, è vero, Mattia. Noi ci siamo mai conosciuti. Noi, Matteo. Non lo so, mi dà l'impressione di essere una persona gentile e cordiale. No, io mi accodo a quello, fa benissimo a voler bene a positivo, Riso. Vibes positive tipo da Riso. Grazie. Non so perché. Completamente a caso, però ne sentivo la necessità e non riuscivo più a tenerlo dentro. Cazzo, è una live di Vogelita. Io penso pure che Dario sia un grande, cioè Dario è proprio un grande. Io non voglio parlare, non voglio parlare di me, Mario, se possibile. Come mai? Non mi piace, non mi piace molto. Ho visto il video dove fai esercizio con Danny Lazzarin. Ah, ok, ok, sì, di quello si può parlare. Tu pure hai problemi nella zona lombare? Il futuro, buonasera. Ma buonasera. Ciao Masullo, ciao. E questo è il pub? No, sì, è questo, è questo. È sempre allora, a me una Pepsi e un kebab. Poi vabbè, è un pub un po' particolare. Oh, efficientissimi. Tutti quei baffi comunque. È vero, tutti i baffi finora. Io approvo la gag, bravo il futuro. Si parlava di scelte bene, estetiche sbagliate in gioventù, Masullo, quindi di baffi e capelli che ci sembravano essere... Sai che forse una volta l'ho fatta la cazzata quando mi sono fatto i capelli viola fiorentina. Me lo ricordo. Fiorentina, lo ricordo. Proprio, è il colore. Boh, no, non era che ero viola fiorentina, era proprio viola metallizzata la cosa. Bello, che, vivo. Il problema è che venne fa... Sì, era una roba incredibile, cioè, proprio ero metallizzato, c'avevo glitter. Il problema è che lo feci d'estate e con il salmastro e il sole diventarono subito color aragosta marcia. Che schifo, sì, io tanto non notavo. Lo sai che quando arrivasti la prima volta a scuola con quel taglio lì, cioè con quel colore lì, manco lo notai. Capelli arancioni mi facesti, un disegno con i capelli arancioni. Sì, io ti ho sempre visto i capelli arancioni, sì, ahimè, il daltonismo crea anche questi mostri. Ecco, siccome Surri... Io l'ho conosciuto da piccino, anzi ci sarà una piccola cosa che lo ricorderà, diciamo, nei miei progetti. Spoiler! Se non spoilerino. Però, invece, te, Salvatore, ne hai fatte di scelte di stile sbagliate, per poi però fiorire come un fiore di pesco. Un pesco, via. In età adulta. A quali in particolare ti riferisci? No, te lo chiedo, è una domanda. Cioè, ah, sì, perché io mi ricordo di te, cioè mi ricordo di te, ora un parolone, mi ricordo che sei venuto al Nerd Cultura Tour, c'è anche il video dove appari per un secondo così frisato, sì. Però sì, c'è cioè, proprio un frame. Tra l'altro ci siamo basati su quel frame per fare quello che hai visto. Ok, è figo. Sì, però sarebbe bello stasera... spoilerare questa cosa, no vabbè, comunque no, un po' troppo, non lo so, vabbè, comunque come ti vestivi da ragazzino, cioè come credevi di essere cool, e soprattutto quando c'è stato il passaggio, la trasformazione da uomo di moda che conosce la moda, che è conscious, rispetto al ragazzino invece un po' meno conscious. Allora, da piccolo io mi vestivo come tutti all'epoca, di merda, cioè ora c'è un senso dello stile che già da piccolini uno dice cazzo, queste le mene, guarda come cazzo si vestono, ma in generale sia ragazzi che ragazze, e infatti cioè bomba da questo punto di vista. No, quando ero piccolino io era tutto jeans. Buonasera, è mutata Manashon. Ciao, buonasera. L'ho sentita. Abbiamo perso il primato dei baffi. No, abbiamo perso il primato dei cazzi più che altro, perché e anche, eravamo anche. Però vabbè, fino tipo alla quinta elementare mi ha vestito mia mamma, capito? Mi svegliavo la mattina, c'avevo i vestiti sul letto e basta, era così. Tutta roba tranquillissima, per lo più vestiti che aveva già usato mio fratello, quindi cioè, lo so, normalissimo. E poi se c'è stato... Cosa sai che non hai fratelli? Scusa, Surri. No, lo so, perché mi faceva anche mia mamma, mi vestiva da ragazzino e mi pigliava la roba del mercato, mutande drago, calzini drago. Sì, pure le robe dei cugini, comunque. No, i calzini. Mutande della navigare. Della piuma. Della piuma, bravo, o della Nike, però scritto Nike proprio con la scia anche. Ce n'era tante, più che altro ero, io mi ricordo questi stivali, mi comprai questi stivali neri che non c'entravano, tipo da, sì, sembravano con questo... Camperos. I Camperos. No, non erano Camperos, sono proprio sbagliati. Scappa punta. Però. No, non erano così, però insomma andava a giro con questi pantaloni di... Ma è veramente sbagliato, sembravo veramente un...
non lo io so, mi ricorderò uno... per sempre quel cazzo di giacchetto arancione col pagliaccio sulla schiena, ma... bello quello, quello ci sono andato avanti un botto, c'era il pagliaccio, il clown short, c'era, era con una le fiamme, c'aveva con le fiamme. Fatti a fiamme, a me garbavano i teschi, i clown con le fiamme e queste robe qua, cioè proprio il cool kid, quello proprio ora vado con i teschi e le faccio vedere io, bad boy. Sì, proprio il cool kid classico. Poi sono, ho inseguito un po' Matte col fashion hip hop, con le scarpe a suola piatta da skate, che diciamo, per te erano perfette, diciamo, delle cose piedi, sì, le Adio Bam mi comprai di importazione, erano le Adio di Bam Margera, le Ethnis che mi stavano, insomma tante cose brutte così, però vabbè, bene o male me la so cavata. Non è che sia cambiato molto, mi sono, ora mi metto tutte le magliette di cartoni animati, quindi insomma vado sempre avanti così da anni e mi va bene. Voi date molta importanza alle scarpe? No, io sì, sono malissimo, no, di scarpe. Un sacco. Sì, io a no, me è capitato di vedere che le persone notino le mie scarpe e che le commentino, e io mi sento un po' a disagio perché non ho mai avuto preferenze di scarpe, ma penso di vivere in un mondo dove le scarpe sono molto più importanti di quello che penso. Ma perché? Che scarpe hai? Ma tipo una sfondata e una non di marca. Non due domande, cioè, forse. Forse una dall'altra. Forse sto sbagliando tutto. Forse le scarpe sono... Cioè la destra, la destra è quella sfondata e quella sinistra è non di marca. Cioè ce l'hai sbagliato. Vediamo. Guarda. Questa la uso per uscire, cioè questa, guarda, è normale, questa è la classica, la guerra con quelle scarpe. No, no, quella è la classica scarpa che nei cartoni animati peschi al posto del pesce, no? Esatto, esatto. È quella, esatto, davvero. È lo scarpone da pesca. È una cosa incredibile. È la casa dei Lemmings. Sì, sì, è quella, è quella, è quella. Io invece ho Mario le stesse Air Force, Air Force One, Air Force One, da 3 anni. Però ma io sono dello stesso partito, ma forse stiamo sbagliando molto, no, in termini di, no, moda. No, dipende, io, cioè, io, a me non interessa, non ci sto dietro. Per esempio ora mi hanno, quando ho fatto, no, lo shooting per Outpump, le scarpe inglesi. Belle, belle. Da teatro, a nido a quelle coda di rondine. Sono le scarpe di Edgard della, delle Aristogatti, quelle lì. Sì, quelle... Quando se le metteva faceva il sì, sì, ci ciottolava dentro. Scarpe di Andrea di Camera Caffè, quelle che quando camminano fanno... quelle lì, sì, sì, quando per determinati personaggi sì, c'era la camminata reverse. No, io ho sempre avuto quelle ora c'ho, cioè, da tanti anni quelle scarpe, appena si sfondano prendo quelle che mi hanno regalato quando ho fatto la copertina per Outpump, me ne hanno regalate un paio bianche, mi metto quelle e le terrò per altri 3 anni, così non devo andare, perché dovrebbero essere del mio numero, almeno si spera. Esatto, io le cambio perché mi si rompono, non perché per altro. Voi vedete le scarpe? Cioè quando, no, io no, quando state con qualcuno, no, le guardate le scarpe? Io non guardo, ma mai le scarpe, ma dovresti nessuno guardare in basso. Perché dovrei guardare i piedi a una persona? Ho un fetish e non gli guardo le scarpe a prescindere. Vabbè, ho capito, ma basso... non è che se spiego, io ho l'Air Jordan mi guardi i piedi anche a una donna, ma dai, guardi se magari c'è, no, un tacco. Ho capito, ma se te ci si trova tutti noi dal vivo, ti vedo, vedo la maglia che c'hai perché ti c'ho davanti, posso notare anche i pantaloni, ma non è che mi metto a guardarti le scarpe c'ha addosso, se sono nere, no, bianche, no, nemmeno... Nike. Vabbè, molti lo fanno, molti guardano come prima cosa quello, vale, siamo... Vabbè, cioè... io non ho fatto una cosa rispetto a che anno fa, cioè che si dava più attenzione all'upper body, invece ora si dà più attenzione all'outfit generale, quindi ora uno va a vedere anche l'upper body, l'upper, cioè si dava più, cioè, attenzione, uno andava a vedere la felpa, che felpa c'aveva, che giacca c'aveva, il pantalone, come diceva il monitor, non si andava a vedere tutto l'outfit, invece ora, come dicevo prima, c'è un senso dello stile più diciamo omnicomprensivo, e quindi è tutto l'outfit che fa la differenza. Io ad esempio quando incontro qualcuno vado a vedere anche, cioè, come le scarpe, cioè vedere, ma non tanto per che scarpa ha, ma per vedere, cioè stupidamente, se è abbinata, nel senso se si vuole o qualcosa del genere. Non lo so. No, io siccome sto la scarpa, parecchio, io ragazzi, sto parecchio dietro al mondo la delle scarpa release, nera, quindi... una estiva, una invernale, wow, e abbini su tutto il nero. E una per i matrimoni e funerali. Anche. Esatto, quelle ci vogliono per forza. Quella elegante, io ce n'ho 4 paia perché c'è anche quella per andare nei fiumi, a posto qua. Quella di scarpe di circostanza. Scarpe da fiume? Cosa vuol dire scarpe da fiume, Samu, scusami? Sicuramente per andare...
a camminare, fa le scampagnate incredibili in mezzo ai laghi, ai fiumi e cose del genere. Incredibili, perché succede in automatico, sì, sono di base incredibili. Incredibili. Poi si vedrà. Se vieni in Toscana a guadare i fiumi con Moito e Vanzina, vedrai ma che perché devi guadare i fiumi? Ah, scusami. Qualcuno dovrà profarlo, ma perché no, scusa, perché devi... te odi, ma cosa trovi? Scusa, qual... odi il mare? Perché non vieni a guadare i fiumi con me? Non odio tutti i mari. Può essere, però, Ma poi scusa, vabbè, il fiume poi si mette in mare, dice che c'è una... beh, non lo so, ma scusa, te quando vai a guadare il fiume, no? Cosa trovi? Cosa scopri? Vai a cercare le spille del duce come fanno rincoglioniti nei paesini? No, oppure... perché no. Ti ci vuole il metal. Mi sale il torrente come i salmoni. Bravo, cos'è? Bravo. Ma guarda, perché in Toscana ci sono un sacco di fiumi ganzi, e quindi, per esempio, il fiume Turchese, che è di color turchese. Ma va? L'hai visto? Ma non i fiumi, però. Ma va, non hai visto il fiume Turchese? No. No, perché non sei venuto a guardare il fiume in Toscana, Moito e Vanzina. Ma scusate, ma il Turchese non è l'azzurro? Tipo? È tipo... ma tipo, non è, ma il colore normale dell'acqua. Te quando vai branca, a un fiume vedi un fiume turchese, una branca, cioè, turchese è bello acceso. La palette. Andare a vedere tutte le cascate, i bui. Che bello. Io per esempio sono fissato coi laghi, Monitor. Chi è te o io? Non ho capito. No, lui, se ti racconta lui, sarà fissato... comunque, il soggetto. Sì, sì, sì. Ma io non lo so, non ci trovo... A me mi garbando a fa castagne. Quello sì, mi garba, mi rilassa, vado lì, snocciolo, faccio le ose. Però non... Sì, no, le decompongo. No, mettiamo, le apri. Ma il mio guadare il fiume, aspetta. Il mio guadare il fiume, invece di andare al mare la domenica... vai al fresco, senza la sabbia che ti si appiccia ai piedi, che rompe le scatole, in un posto bello dove non c'è un cazzo di nessuno. Ce n'è tanto. Però aspetta, Toscana, però aspetta. Al fiume, c'ho una lista. C'è da fani, però. C'è da fani. Ti pinzano. È un comune. Al mare non ci sono tafani, però. Ma dipende da che fiume vai, appunto. Se vai dove c'è tafani, appunto. C'è i serpenti. Dalle parti che c'è nei fiumi è pieno di cinghiali, di serpenti. Sì, poi c'è le zecche, La roba buona da mangiare. Vabbè, che sapete di mangiare le zecche? Sì, come li smangio. No, le zecche lo faccio bene, non peso. Si sta attaccando sulle palle, è un casino. Vabbè, ora, scusa, mi hai conosciuto mai uno a cui si è attaccato una zecca sulle palle? Ma sta andando a fare una scampagnata a Monitor nel fiume Turchese, toscano? Sì. Ah sì? L'hai conosciuta te, eh? No, io non assolutamente no. Non sono io, non mi sto riferendo. Ok. Ma non lo so. Secca c'è sempre a giro. Ma voi fate... io veramente a volte mi sento un alieno in mezzo a queste abitudini. Ora Monitor lo so che va a fare scampagnate, ci costringe ad andare tutti i suoi amici, che è una cosa che fa, fa le foto su Instagram e tutto. No, è vero. Ma voi avete dei passatempi così all'aria aperta? Oppure no? Io cammino un sacco. Io vado a camminare una volta a settimana. Vabbè, io ho i monti di fianco. Prendo e vado a farmi 3-4 ore in mezzo alla natura selvaggia. Normalmente ci fai i trekking. Trekking proprio con bastoni? Con bastoni sì? Se non è proprio necessario perché è una salita ripida, no. Per forza. Preferisco andare senza. Ma ti porti dietro due birre e ti diverti dopo. Vabbè, scendere è più veloce che salire, comunque. Vabbè, grazie a cazzo, poi siamo anche senza birre. Cosa c'è? È comunque un hobby all'aria aperta, comunque. No, cammini, ma Polpetta, ma esco anch'io, però non... cioè, non mi garba... infatti io non mi garba fatica a me, non mi garba, capito? Perché se sali su una montagna poi sudi, t'affatichi, anzi... Ma è per quello che vai a guadare il fiume, perché sudi. Beh, ma stai al fresco. Ma quello è un po' esagerato. Ho capito, Samu, ma io già mi viene da ridere a pensare a te così nella mota sul fondo del fiume che guardo, non lo so, non ti ispira niente, non ti senti quello, salta lui, non ti senti che gli alberi ti parlano in un certo senso. Mario, ma perché anche quando siamo andati a San Gargano poi siamo andati a buttarci nel fiume. Ma è tutto sudicio, tutto verdoso. Ma, non... ma perché? Ma dipende dove vai, tutto verdoso, dipende d'accordo. Dove vai. Scusa Mario, ma perché te senti l'alberi parlare? Te, ti garba... Allora, ovviamente dobbiamo prenderle per metaforo, non è che sento veramente gli alberi che mi parlano. Se ci vai rotto da 12 fischioni e li senti parlare all'albero. Un contatto diretto con la natura, tipo a Messina abbiamo i colli messinesi, dove c'era un tipo che faceva dei panini stellari. Monashon sicuramente sa di cosa parlo. Poi cosa nostra, non mi ricordo, dato fuoco. Domenico, i panini di Domenico. Sai che non l'ho mai assaggiato?
Buonissimo, è nominato. Ma... ah, ma mica Mario, ma quello che faceva gamberetti esplosi nel sugo? No, è un panino alla disgraziata. Poi Domenico è morto a Monashon, quindi non puoi mangiare il panino di Domenico. Prenderei quella della figlia di Domenico, che è un po' meno buono. Ah, Jessica, la numero uno, ah, grande. No. Ma chi è Jessica? Stai Jessica improvvisando. Jessica Cummidu. Cummidu, quella che faceva gli strutti nello stracchino. Domenico. Gli strutti nello stracchino. Vabbè, comunque sì, erano bellissimi i colli messinesi. Comunque adesso c'ho il laghetto. Bellissimi. Il contatto con la natura. Non mi devi prendere in giro però, perché ci sono cose che sento dal profondo Mario, del cuore. Ma i colli messinesi uber top. Come si chiamano? Il colle messinese, come si chiama? San come? San Michele. Giustino. San Cumminido. San Ri? San Domenico. San Ricca. Il tipo si chiamava Domenico. San Galgano. San Gal. San Ri? San Ri? San Galgano. San Ri? La ricotta buona ricotta con la Nutella. ci fanno la ricotta buona. No, i panini il Domenico ci fanno. Il sì, ancora. Con la trippa, dimmi, giura. Non c'è la trippa, c'è il salame, c'è l'oliva, c'è il... non mi ricordo. Ora è buono. L'ampredotto. Ma faceva il panino alla disgraziata, era? Cioè, ce ne metto un pulpette. Allora, che roba quel panino? L'ho mangiato il lampredotto recentemente. Una roba da matti. Comunque, riguardo questa cosa delle passeggiate, piccolo fatto interessante. Grazie di 37. Ho letto un articolo un paio di anni fa, non mi ricordo, quindi non so quanto sia credibile, non mi ricordo la fonte, però c'era il professore di un'università, un dottore in Giappone, che dopo la diagnosi suggeriva ai clienti e ai pazienti di fare passeggiate a seconda del loro stato d'animo, del problema che avessero. Quindi diceva: vai a fare una passeggiata in spiaggia, oppure vai nella foresta, oppure vai a fare hiking in montagna. E hanno avuto dei grossi risultati, quindi c'è anche un fondamento scientifico. Vi siete mai persi nel bosco? Una volta sì. No. Sì, io ero piccolino con il prete. Io se non avevo i cani ero ancora lì. Come Surri, scusami, se penso per il prete in un bosco è uscita male. Beh, questa, però perdersi nel bosco con un prete da bambino, cioè, vabbè, poi te ne assumi responsabilità di queste cose. No, erano andati a battezzare gli alberi. Sì. Vabbè, quello, non lo so. La parte bella perdersi nel bosco. Perché Matte, te ti sei perso nel bosco? Che fai sta domanda? Sì, ma tra l'altro tipo l'anno scorso ho proprio perso il sentiero, cioè mi sono girato e non c'era più. Come ti sei sentito? Di merda, però meno male che c'avevo i cani con me che mi hanno dato a parte parecchia forza psicologica e poi siamo riusciti a tornare piano piano indietro e riprenderlo. Eri tu da solo con i cani? Ho girato tipo un'oretta e un quarto in mezzo al bosco. Sì. Ma che razze di cani? Ho due Staffordshire. Io invece mi sono perso quando sono andato in vacanza con Agnese ad Albino Leffe nel Bosco Cupi, e c'era questo sentiero che portava verso il nulla, e poi effettivamente mi sono perso perché non riuscivo più a tornare indietro. Ho dovuto usare delle mappe così e sono riuscito a uscire. Minchia, ma ti caghi addosso a perderti nel... Io mi cagherei addosso immediatamente, cioè la prima sensazione è: ammazzo, morirò qui. La mia vita è terminata. Ho vissuto fino ad oggi. È finita qui. Io spero di parlare con una dea dell'acqua. Tipo. Cioè, dentro di me sapevo che finché c'era la luce del sole, sarei riuscito in qualche modo a cavarmela. Poi al buio non è bellissimo in mezzo al bosco. Mm. Sì. Le mappe, raga, la mappa, la bussola, sono mi sono orientato e sono uscito dal bosco. Scusa, se c'è di male. Ciao Nico. Forse però la soluzione. Buonasera. Che bel momento però. Ma sono posticci o disegnati? No, aspetta. Bravo. No, sono disegnati. Buonasera Grecio. Eccolo. Ah, proprio con un riposco, ora pia anche il cancer. Sta proprio bene. Il respirare. Non so se si mi sveglierò domani mattina. No, questo è cancer per forza. Sì. Un MVP. Ti donano però. Ma sembra Costanzo. È vero, sembra Umberto Smaila. È vero, Umberto. Bravo. Ma sì, scusa, certo. A parte il bosco, no? Vi siete mai persi in un posto in generale? Tipo da bambini al supermercato, in vacanza?
cioè, vi sarà successo? Io in terrazza Mascagni una volta. Ma come cazzo si fa? Scusa, ma c'è tutto piatto. Allora, quanto eri alterato in quei momenti? No, ero piccino. Era piccino. Volevo, sai che fuori lì in terrazza Mascagni c'è le giostrine e poi c'era il tipo che vendeva lo zucchero filato. Io ero come i nonni, volevo per forza lo zucchero filato, anche se magari mi faceva capo, però lo volevo per forza lo zucchero filato. Facevo un po' ho fatto un po' di bizze, ho rotto un po' il cazzo. Vabbè. Sì. Sono andato avanti per la mia strada da solo, ho lasciato i miei nonni indietro e poi tipo ho preso per la mano uno, pensando che fosse il mio nonno. Mi sono girato e non era lui e avevo perso i miei nonni. Terribile, bruttissimo. È come perdersi nella vita, cioè, Ero distratto. Presi uno per la mano, sì, convinto che fosse mio nonno. Invece e lui cosa ti disse? E lui mi disse: io il zucchero filato non te lo posso comprare. Vabbè, è una merda. Grazie Marco, grazie Mauro. Cioè, ma è una e merda. Da quel giorno non l'hai più ritrovato i nonni, immagino. No, poi l'ho ritrovato, erano dietro. Era stato un lieto fine, via. Io mi sono perso a Gardaland, mi ricordo nitidamente questa cosa, mi persi a Gardaland e mi recuperarono quelli dello staff di Gardaland, ti mettono in un cassottino, che annunciano in tutto Gardaland che si è perso il bambino e io piansi tantissimo perché ero veramente, cioè in mezzo a Gardaland da piccolo non capisci mica una sega, ti sembra immenso. E mi dettero tra l'altro per farmi calmare due fumetti di prezzemolo, mi ricordo ancora, a formato topolino. Vabbè. Poi arrivarono i miei genitori, però ho perso un sacco di tempo quando potevo divertirmi a Gardaland, che era una cosa tremenda, cioè ci si andava quasi mai, era una cosa per un bimbo incredibile, no? Mi sono perso io a Versailles, in un castello, e quando tipo, non so che cazzo ci sia Versailles, non ho presente, a 12 anni, mio padre mi diede uno zaino con dentro una fotocamera. Io mi persi, depositai in una panchina dentro sto museo sta fotocamera. Dopo 10 minuti arrivavano gli artificieri perché pensavano che fosse una bomba depositata da qualcuno e io scappai piangendo in braccio a mio padre che poi mi riempì di abbracci bellissimi per l'atto incredibile fatto pochi secondi prima. È stato un bel momento vedere tutti gli artificieri lontani, mio padre che andava lì dicendo no è mia, tranquilli. Mamma mia che ansia, mamma mia. Un pochino, sì. Di che anni stiamo parlando? Cioè pre o post 11 settembre? Fai conto 15 anni fa, 2005, 2006. Ah ok. Quanti anni avevi? 10, tipo 11. Cioè non completamente eri piccolino. Formato del tutto, ancora parzialmente rincoglionito, insomma. Ma è una sensazione di smarrimento infinita quella di perdersi dai genitori, perché soprattutto quando sei piccolo vedi tutto enorme quando non ci sono più i tuoi genitori, perché a un certo punto hai la boa, no? Ci sono loro, quando invece li perdi sei da solo in questo mondo immenso, altissimo, ti dà un fastidio incredibile, mamma mia. Te Monashon, per esempio, sei mai persa? Per quanto riguarda la cosa che mi ha detto Riso, che aveva dato la mano a uno sconosciuto, anche a me è successa una cosa del genere, però con una signora, perché io avevo il brutto vizio quando ero piccola, che quando mi incazzavo, camminavo, per esempio, eravamo sul viale, io e i miei genitori, e se non mi compravano qualcosa e tipo vedevo qualcosa, me ne andavo, mi incazzavo e andavo avanti da sola, tutti incazzavo. Con la camminata così. E tanto che poi a un certo punto, tipo, pensavo fosse mia madre, gli do la mano e faccio così. Che cazzo è questo? È stato bruttissimo. Così, perfetta, è stato brutto, bruttissimo. Poi un'altra volta mi successe in un Ferragosto, però mi stavo facendo una passeggiata lunghissima di sera, ma lunga proprio per tutta la spiaggia, e mi si era scaricato pure il telefono, volevo ritornare alla postazione dove c'erano tutti i miei amici, e praticamente per fortuna l'ho trovata perché non trovavo più la postazione. E mi si era scaricato pure il telefono, quindi non vedevo niente, era buio, tutto buio, di notte. No. Sono molto brutto. Hai mai sparato con un fucile, Monashon? Cioè proprio con... No, però mi piacerebbe. Cena, questo. A fine, no, comunque, dalle due in cose. In certe circostanze può tornare utile. Ti perdi da solo. Ma è comune trovare i fucili comunque in giro per porti, sì. Così. Sì. Certo. Voi, chi è che ha sparato qua? Vabbè, Angelo, te anche su uno di anche Surri ha sparato? Io non conto. Perché... No, ti non conto. Si chiama Salvatore. Ma spiega un po', come mai ha sparato? Un paio di volte in America, a Las Vegas,
e una volta anche in Giappone. Ma per fuggire da un casino, dalle sicurezza, oppure era per... Perché contava le carte, sì, può essere. Texano, tipo... Sei scappato dal tetto sparando ai poliziotti mentre vai via, sì, oppure... esatto, esatto. Ho rubato tutte le fiche che riuscivo, sono scappato via. E un'altra volta invece sparare. In Giappone, però in Giappone è stato super divertente perché siamo lì con degli amici giapponesi, ci fanno andiamo al poligono, e noi diciamo, figa, poligono in Giappone, mi sembra strano. E ci presentiamo in sto palazzo, 8 piani, in cui tipo il 6° piano era piccolissimo ed era un poligono solo con le armi da soft air, però erano tutti imbardati. Sembrava un epilogo molto peggio. Io col soft air sì. Cioè? Però è stato davvero davvero figo. C'è su Facebook ancora il video che dura tipo 20 secondi in cui sparo col calibro 50 e l'onda d'urto dello un cannone. Sì, era un fucile da cecchino, però enorme. E sparando i colpi, l'onda d'urto ha fatto volare via i cartelloni che erano appesi al muro, cioè l'hanno proprio fatto staccare, hanno attaccato con i calici, staccati. Cioè non proiettili. No. Ah, ecco. Come? No, proiettili veri, quindi. Sì, certo. Perché un soft air che spara è... No, erano fucili veri. Porca troia. Ne parlavo nelle storie l'altro giorno, c'era un'opzione che non abbiamo fatto, però insomma c'era il rischio di farla davvero. L'ultima volta che sono stato a Las Vegas siamo andati a sparare, non mi è piaciuto più perché la prima volta è figo, dopo un po' dici vabbè sti cazzi, però c'era la possibilità di andare nel deserto e con $20,000 avere una macchina di fronte a te e tu potevi distruggerla con le armi. Lo fanno anche se l'avevamo già detto, mi pare. Quanti? Puoi fare anche la stessa cosa dollari. Con una mucca e un bazooka, poi fai esplodere le mucche con i bazooka. La mucca? Quanto costa una mucca? No, ti costa, praticamente c'è una mucca, 2000. Te la buttano nel deserto e spari con un colpo col bazooka. Però non mi ricordo. Cosa c'entra? Sembra è l'oggetto del sacrificio proprio. No, ma non so, sembra... no, giuro, non è una cazzata. È in... Oddio, dove? Sembra tantissimo un minigioco di GTA, per esempio. Ma non l'ho capito. In Cambogia. Metti la mucca e le spari col bazooka, la mucca? Non sto scherzando, ragazzi, non sto scherzando. Puoi sparare una mucca col bazooka. Può sparare a una mucca perché è diverso. Non penso che il famoso deserto della Cambogia serve un grandissimo cannone. Ragazzi, una mucca. L'anno scorso ho dovuto comprare un cavallo. Ah, pensavo una mucca. Hai sparato al cavallo? No. Hai fatto la colla? L'ha comprato. Spieghiamo. No, è una francese. Ho dovuto comprare il cavallo al tizio perché il cavallo è morto. No, hai ucciso il cavallo alla persona. No, non ho ucciso io il cavallo. Okay. Ma che è successo? Il dog argentino è scappato e ha azzannato il cavallo. Peso. Ma... Vabbè, un guerriero. Ha ucciso il cavallo. Un cavallo a morsi, sì. A morsi l'ha ucciso, è morto di sangue. Ma il motivo? No, è pazzesco. Mi è scappato. Il cavallo lo provocava. Ho fatto brutto. Sicuramente il cavallo. Una volta con l'ambulanza andai a prendere una vecchietta a cui il cane strappò il polpaccio a morsi. Aia, fa male, mi sa. Sì. Ma con l'ambulanza quante cose hai visto di strane così, Samu? Ma è giusto, perché ci può essere la giornata in cui ne vedi mille e la giornata in cui non fai niente. Tipo una volta... venite gentilmente all'aeroporto a Pisa perché sta per venire giù un aereo. Quindi, ma va. Nel caso venga giù qualcuno sopravviva, almeno c'è qualcuno. Fortunatamente hanno chiamato dicendo, no, guarda, è tutto a posto, e l'aereo si è ripreso. Quindi, ma cosa vuol dire si è ripreso? Cioè, il mal di testa? Cioè, non lo so. C'era un problema al motore, una roba del genere, non vorrei dire una bugia, per l'amor di Dio, però una cosa del genere, quindi avevano paura che potesse succedere l'inevitabile. Quindi sperando che nell'evitabile qualcuno si salvasse, c'era l'ambulanza pronta, però poi si è ripreso, atterrato e tutto a posto. Quindi vogliamo dire il nome della compagnia? Comunque piccola aggiunta alla storia di prima della macchina nel deserto, c'era il pacchetto superiore che costava intorno ai 60-70 mila, in cui c'era sempre la macchina, però tu potevi scegliere di o andare col carro armato e sparare un colpo di carro armato, oppure con l'elicottero militare, quindi tu ti alzavi in volo ed eri tu a sparare i missili per far esplodere la macchina. Madò, però dai, però 60-70 mila dollari.
60-70 mila dollari. Via. Ma poi per sparare un colpo, boh, ma chi soddisfazione. Vabbè, ma l'eliottero lo messo a mezza. È proprio una cosa all'americana questa, proprio l'effetto americano. Nemmeno una mucca. Prendi e via. La custodia di Ben. Solo che ho sparato dal esatto, 50. Sì. 50. Mettilo di traverso, sì, fa... No, non c'è. Puoi immaginare quella cosa lì, se ti sparano addosso, tu esplodi. Cioè, non ti letteralmente ti esplode il pezzo di corpo. Mettilo in magari ti spara di una musica per farti esplodere. Cioè, faccio vedere il calibro. Ma il cazzo 50, si Mario mutato. No, basta che ce lo 45, basta che ce lo fai vedere, faccio. Di là, gira. Giro. C'entra il dito? Ti c'entra il dito? Il mignolo sì. Buttalo dentro. C'entra anche il cazzo? No. Buttalo dentro. No. Sì, sì. Provato? I cazzi. Bisognerebbe provare però in un botto. Fede, che grosso, eh. Fede. Ma scusa, ma quando lui ti fa... Cioè, ti mette l'impostazione per la spalla, perché immagino che tipo rinculo ti può slogare la spalla. C'è lui che se proprio si mette dietro e ti blocca la spalla per evitare che si sloghi. Tira fuori? Aiuto. Fai il calibro? Ancora, Dio buono. Suri, scusami. Ti posso chiedere, dato che sono foto pubbliche che hai messo sul tuo Instagram, che cosa era quella foto della Ferrari che hai condiviso su Instagram? Puoi raccontare, spiega. Per favore? Sono molto curioso. Ah, spiega un po'. Ci sta una Ferrari. Non ho comprato la Ferrari, non ho ancora la patente né nulla, ma la sto perseguendo. Ho il foglio rosa e quindi ho pensato, qual è un video divertente da fare prima guida in Ferrari? Ho chiamato un mio amico che c'ha la Ferrari. E siamo andati a fare una prima guida in giro per Milano. Beh, però ovviamente avendo il pedale della frizione è davvero sembra un giocattolo guidare una macchina del genere. Sai che bella la Ferrari con la P dietro, perché è automatico. Beh, come Christian De Sica. Ma come ti stai trovando per ora la guida? Abbastanza bene. Alla guida. Sì. Il volante. Poli, te che fai il furbo, imbecille. Senti, qual è stata la... Perché? Stavo parlando... Sembra un'offesa perpetua. No, l'ha detto te, Poli. Stavo parlando con... questo scherzo, ti ha dato dell'imbecille. No, sì, ho sentito, Mario, grazie mille. Stavo parlando con tu, comunque, dai. Stavo parlando con mio padre, che è qua davanti a me. Sta parlando con mio padre. Non lo vuoi inquadrare, Fabio? Lo fai venire un attimo qua? No, si vergogna. Ah, si vergogna? Sì, grazie al capitano. Oh, ciao, Godrex. E, senti... Vai, bravo Poli, fai vedere le cose, dai. E ma che sta facendo? No, era sempre Babbo, perché lo chiamo Poli a volte. Perché... Dal nome, sono un acronimo, così può essere. Sì. Senti, e qual è stata la tua prima macchina, Poli? La mia prima macchina? Una Lancia Y di quelle distrutte di mio nonno, come tutti probabilmente. No. Invidia. Perché? Che invidia, quelle... Mario? Io non ho mai avuto una macchina, non ho manco la patente. Sì, ma non è una macchina che vuoi possedere quella, Mario, credimi. Cioè, è una macchina che ti serve per spostarti dal punto A al punto B, finisci la missione e la abbandoni dove era, praticamente. Oh, la Panda è la migliore di tutti, ci monti anche di mano. Sempre la frase classica delle... Avanti, 4, vai, ti giuro, scala qualsiasi cosa. E poi, qual è la più bella esperienza che hai legata a quella macchina? Quella macchina? E io ho una bellissima aneddoto. L'ha cambiata. Mi sono reso conto dopo... 4 mesi che quando accendi le luci di posizione ti accende qualsiasi cosa sul cruscotto, no? Quindi mamma mia, quando succedeva, quanti ricordi? Succedeva sempre comunque, Dario, non so, a me succedeva ogni volta. E un giorno sono andato a scuola, perché era in quinta superiore, e mi trovo la spia dell'acqua accesa, io tutto incazzato, chiamo mio padre, no. Papà, che cazzo succede, non c'è l'acqua? Mio papà viene dal lavoro, abbandona, mi fa, ma Dio, sei un coglione, cioè, la spia è normale, semplicemente che è accesa, così, basta. Questo è l'unico ricordo legato alla macchina. E questo era quello bello. Sì, non ci sono ricordi altri. Io mi ricordo l'incidente che feci, tremendo, l'unico incidente io? Che ho fatto. No, il mio, con la Yaris. Questa cosa succede molto spesso. Io? Invece no. Stava dicendo, mi ricordo l'incidente, stavo parlando io. Ma era una constatazione. Stesse parlando di me, no? Amichevole. E poi, chiaro, e poi quando mi si bloccò la sempre la Yaris nella melma, nel fango, e non c'era avversi di farla uscire di lì, allora ho dovuto mettere dei legni dietro alle gomme e spingerla tutti insieme per cercare di effettivamente farla uscire dal fango. E poi la terza occasione era con la mia ex in cima a un greppo, anche lì pieno di moto, a motoso, perché lei voleva andare a fare il giro in montagna, però era
piovuto da 4 giorni e quindi c'era la strada che era una merda e manca poco si finisce giù dal dirupo per le sue cazzate. Comunque vabbè, abbiamo anche rischiato di andare dentro l'arnaccio durante durante l'alluvione. Io penso bene di prendere sempre la Fida Yaris, che tra l'altro è una macchina che di base scula come un pazzo. Era Matteo, io guarda avanti che bello, una Volkswagen gigante, acqua planning e io sono entrato dentro a 130 e la macchina non so come ha fatto a restare salda alla strada, con lui che tiene con il mignolino la maniglia per uscire fuori e saltare fuori al momento opportuno. C'era veramente da cagarsi sotto, però è andato tutto bene. Sei anche con la Yaris sei anche partito in quinta alla rotonda della quella stazione, quella era per allenare, per fare rodaggio. Ci insegnano a scuola guida. Tutti hanno fatto un incidente qua dentro? Tutti? No, io ho fatto un pochissimo tempo fa. Ovviamente chi ha la patente, perché ovviamente... No, io non ho la patente e mi hanno preso 2 volte. Grande Mario, no. È un grandissimo come, record. Ti hanno preso proprio, ti hanno buttato giù? Mi hanno investito, cioè la macchina però mi ha preso in pieno. Sì. Questo perché non hai fatto destra, sinistra. Questo spiega tante cose. Mi hanno preso proprio... È stato gravissimo. Ma ti sei fatto... Ma cioè, avevi ragione te comunque, non è che ti sei buttato sotto... Sì. Cioè, avevo la faccia che era tutta quanta... Come si dice? Abrasiva, come si dice? Abrasiva. È un termine particolare comunque. Ma possiamo trovare il termine che ti tengo? Com'era la faccia? Era lesionata. No, danneggiata. Non era lesionata, era... Lesionata? No. Danneggiata. Non era... È meno di ustionata. Abrasa. Abrasa, sì, perché c'aveva l'abrasione, bravo. Un'abrasione. Abrasa. Ma cosa hai fatto 5 metri per terra grattando con la faccia? E ho sbattuto sul sedile. Ma come hai fatto? Ma eri passeggero. Hai attraversato la macchina. Abbiamo tamponato tipo... pur avendo ragione. Avete tamponato? Ok. Minchia, in un'altra mi hanno preso proprio che andavamo in mezzo alla strada e hanno preso la fiancata dove ero seduto io. Ma ti sei mai chiesto che magari era intenzionale e non era un incidente? Guarda che ti sei fatto dei nemici, Mario. Mario. Guarda che ho sentito tante voci sul tuo conto, Mario. Occhio a chi hai vicino. No. Volevo capire una cosa. Invece avete mai rischiato di morire? Sempre con l'incidente? Voglia. Come? Vabbè, te monitor sei veramente... Beh, io sono stato in coma 2 volte, quindi insomma... Io lo sai che quando si parla di malattie io... Ma scusa, in coma? Come sei finito in coma per 2 volte, Samu? Ipoglicemia, quindi pochi zuccheri. Ah, boh, per diabete. Porco due. Non avevi proprio... Non l'avevi gestita in quel momento lì? Cioè, non... L'ultima volta andai a togliermi il sangue, era pieno luglio, era un caldo della Madonna, quindi sudavi e perdevi energie, non mi ricordo cos'altro, insomma a un certo punto mi sono risvegliato in ospedale 1 ora dopo. Merda. Però sono rimasto male perché non ho visto la luce in fondo al tunnel, cioè mi sono risvegliato. Io ti stavo per chiedere. Niente, due volte, nemmeno mezza volta ho... Non ti ricordi di esperienze extracorporee? Sensoriali. Mi sono svegliato e ci ho messo un quarto d'ora per ricordarmi piano piano le cose. Quello lo fa. Cioè, mi ricordavo tipo la mattina presto, ma non mi ricordavo... Pensavo di aver fatto un incidente in moto, invece era altro. Boia, tremendo però, mamma mia che paura. Io l'ho già raccontato anche qua, mi pare, quando mi feci male parecchio cascando dallo skate, ho battuto qua sul mento e mi sono scordato la giornata praticamente allo shock. Porca. Tremendo, sì. Però sì, non ho rischiato di morire, Io ho avuto un tumore, forse l'ho raccontato. Un tumore, mi pare, al mignolino del piede? No! Ho avuto un tumore esteso dall'addome fino vicino al cuore, mi ha spostato il rene di qualche millimetro, è una cosa piuttosto seria. Scusami. Tranquillo, puoi scherzarci quanto vuoi in realtà. Era quello che avrei fatto comunque, Mario, anche perché io posso scherzarci perché ho avuto un tumore. Non è che funziona proprio così, comunque. Calato l'asso. Adesso che io ho avuto il tumore posso scherzare sui tumori. Non funziona così. No, non l'ho avuto io, però l'ha avuto Agnese. Vabbè, però così è ancora più paraculo perché... Per prossimi. È un po' facile così. Sì. Vabbè, comunque dai, raccontami, Mario. Cosa In realtà era...
cioè il tumore proprio esatto si chiama angioma, che è una massa tumorale che... Sì, sì, lo conosco benissimo. Si è ingrandita col tempo, non me l'hanno trovata in tempo e quindi mi hanno fatto collassare un polmone, tra l'altro in un ospedale a Messina che non dirò perché altrimenti mi denunciano pure. Hanno fatto un pastrocchio, mi hanno ricucito lo stomaco al contrario. Bravi, bravi. Quindi mangia il culo. Pensavano fosse un'appendice infiammata. Attenzione. Mamma mia. Ah, prima un'appendice infiammata. Tu, Monash, non avrei sicuramente capito di che ospedale parlo. E poi mi hanno ricucito lo stomaco mentre pensavano di avere un'appendice infiammata, ma non era così. Cagavo dal naso, c'erano tracce di feci nelle flebo, per quanto mi hanno ricucito male. Poi quando mi hanno ricucito male mi ero complicato perché mi hanno fatto lo stomaco male, pensavano fosse un neuroblastoma, quindi da un'appendice infiammata pensavano avesse un tumore al cervello. Pensate ai miei genitori quando gli ho detto vostro figlio non è che c'ha l'appendice infiammata, c'è il tumore al cervello. È tutto vero, mi hanno portato d'urgenza al Gaslini di Genova, un ospedale pediatrico che è conosciuto per salvare la vita a un sacco di bambini, e mi hanno operato 12 ore col fuoco di Sant'Antonio. C'avevo il primario di chirurgia, ancora mi ricordo come si chiama, penso che chiamasse Dodero, ti amo, non so se sei ancora in vita. Ha salvato la vita oggettivamente. Sì, anche perché la possibilità di sopravvivere era una su cinque, quindi in realtà sono un pochino un miracolato, perché la situazione era gravissima. Minchia, ma è vero, cioè, te non è che hai rischiato la morte, l'ha rischiata 20 volte, penso. Sì, poi io non sapevo nulla, cioè mio padre è stato un grande, mi diceva che era una specie di PlayStation. Ma per quanti ogni anni che facevo, avevo età esatta? 7 anni e mezzo. Madonna, visto che dovevo recuperare col polmone, mi diceva che per ogni soffio che facevo da un aggeggino di plastica mi comprava una bustina, spese tipo 10k in un'edicola soltanto per me, facevamo le gare delle Hot Wheels. Bello però. I bravi genitori però. Sì, sono stati dei grandi. Mi ricordo che quando sono tornato ho trovato la PlayStation accesa, quindi mi fa ridere come ricordo, perché con il tumore che non sapevo di aver curato, sono tornato a casa e avevo paura che si arrabbiassero con me perché la PlayStation era accesa, ma era mio cugino che la utilizzava mentre... Cioè, classico. Ma sei figlio unico, Mario? O hai... E adesso no, mio padre ha avuto una seconda compagna e ho due sorelline. Ai tempi eri figlio unico. Ai tempi ero figlio unico, sì, quindi era un dramma. Sì. L'anno dopo i miei si lasciarono, secondo me, per questo, perché c'era, secondo me, proprio... Troppo dramma. Ora non ti colpevolizzare troppo. Non no, bene, anche se fosse non è colpa. Non sono stati capaci loro, ve ne dico questo. Non l'hanno gestita dopo. Rovina la vita, traumatizza un pochino questa cosa, anche se è finita bene, fortunatamente. Direi che la rabbia nei confronti di quell'ospedale che mi aveva curato male, è stato terribile. Madonna, che paura la mala sanità, cioè vai lì per curarti e esce ancora peggio, cioè l'incubo, cioè veramente. Cagavo dal naso, ridono tutti quando lo racconto, anzi non fa per niente ridere, te lo posso assicurare. Non fa per niente terribile, ridere. Terribile. Surri, te mi pare quando ti sei non sei guastato, mi pare, il Blue Tornado e hai preso un colpo al collo a Gardaland, mi pare. Sei rimasto a scherzare, lo ricordo anch'io. Sì. In realtà no. Ah no, forse mi sbaglio. Forse ho avuto un paio di esperienze, però... Papa Vegas forse era successo, forse con un altro mates era. Mi sbaglio. Sì. Ok. Papa Vega posting. No, ma te hai avuto esperienze così o no? Parti di scherzi. Allora, non così pesanti, però quando ero piccolino, cioè piccolino, tipo sempre elementari, mi sembra, ero al campo scuola d'estate e per una serie di coincidenze, o magari non erano coincidenze, mi sono andato da solo in una piscina e stavo affogando e poi... Non si sa come mi sono ritrovato a bordo piscina tutto vivo ancora. E l'altra volta invece stavo mangiando un cioccolatino e il cioccolatino aveva dentro delle nocciole sbriciolate. Praline. Sei allergico? No, non sono allergico, ma si è incastrata qui. Aia. E non, e a una certa, facevo per respirare e non succedeva niente. Ma ero tipo in mezzo a un botto di gente, ero con dei miei amici, ero lì. Faccio per respirare e non succede niente. Proprio, cioè, sensazione bruttissima che non auguro a nessuno. La capisco. E,
E lì per lì ho detto, basta, finita. Ho detto, guarda, cioè stavo provando a chiamare altre persone, però non riuscivo neanche a parlare, cioè non uscivano suoni. E quindi ho detto, basta, è finita, ciao, va bene così. E poi si è sciolto un po' di più il cioccolatino ed è sceso e me la sono strappata. Anche a me una volta è successa una cosa simile, però con una caramella. Intero, non la nocciola del cioccolatino. No, c'era... le praline magari, o scaglie di nocciola. Mentre stavo lì per crepare si è sciolto ancora un po' ed è sceso. Ah, quindi certo. Questo vuol dire fate tutti il corso di pronto soccorso, che sempre. È sempre utile. È utile. Ed è vero, gratis, quindi è vero, non vi costa nulla e salva la vita a tutti. E a te invece, Monashan, cosa era successa? Stessa cosa ma con la caramella? Sì, soltanto che era una caramella proprio grossa così. Ero sul letto, ero piccolina, stavo saltando, avevo la caramella in bocca, mi si è incastrata qua una caramella così, di quelle dure. Quasi era incastrata, poi non so come ho fatto così. Oh, Mase. Ciao, Mase. Mi è calata. Hey. Ciao. E poi sono riuscita a inghiottirla. E poi mi capito un'altra volta in piscina, sempre quando ero piccola, anche io tipo, non so, ero caduta, cioè stavo nuotando, però a un certo punto mi trovo sott'acqua, occhi aperti, e poi torno su. Non lo so come, non lo so. E un'altra volta invece ho fatto una caduta bruttissima, sono finita all'ospedale perché praticamente stavo giocando con le mie compagne, successe tipo quando ancora andavo alle medie, e stavamo facendo le stupide, ovviamente. E ci eravamo messe una sopra l'altra, tipo a cavalcioni, bello. Una qua, l'altra qua, così. Ovviamente io ero nel centro, cado però di testa, al contrario, su uno sgabello arrugginito, proprio di metallo, bruttissimo, e per un attimo non ho visto niente, cioè io sono caduta, avevo un bernoccolo grossissimo, però non mi è uscito neanche sangue, però è stato bruttissimo perché non ho visto niente per un attimo, e poi mi sono alzata, vedevo tutto un po' così, tipo... Hai svarionato? Sì, bruttissimo! Una caduta mi è successa una cosa simile, tipo provavo a fare le capriole al volo sul materasso del letto del mio babbo e la mia mamma. No, c'era un tipo che per favore le capriole al volo. Le capriole al volo. Sai che tipo ti metti in piedi, ero piccino, ti metti sul materasso, fai 1, 2, 3 capriola. 1, 2, 3 capriola. Le idee poi vengono da sole, eh. Alla terza capriola, invece che cascare sul culo o con i piedi, mi sono chiuso su me stesso con la schiena e mi si sono chiusi i polmoni. Aia, quindi non riuscivo più a respirare ed è apparso mio babbo dal corridoio. Dario lo conosce benissimo, mio babbo sa come reagisce. Paolo. Avete arrivato tipo sì con la mano boom indietro e io faccio e lui è andato in bagno, cioè non è che mi ha detto tutto a posto, è stato una bomba sul fatto una bomba sulla schiena e è andato via. Ma io a me è successo che mi diedero un pugno alla schiena, mi si microfratturò una costola, però nel respirare potevo soltanto espirare senza buttare fuori. Non ma scusa, ma perché te l'hai dato? Dolore. Perché? Così perché il cane aveva mangiato bullismo. Ah, okay. Ecco, però a proposito di esperienze vicine alla morte o premorte, quello che è, ma queste robe qui per voi sono state un trauma? Cioè, l'avete poi l'avete digerite e siete andate avanti oppure vi è rimasto qualche strascio? Magari surri, essendo quasi quello di base, a parte la povera Monashon, che non osiamo dire una cosa del genere, però, Poli, poveraccio, è messo peggio di tutti, però... Ma cosa quella... fatto? Io non no, devi stare zitto! Comunque, surri che per esempio se è quasi affogato magari ha ancora un po' paura dell'acqua, ancora un po' teme allora, l'acqua. Io per tipo allora, non sapevo nuotare quando ero piccolino e mi hanno buttato in piscina e ho rischiato di morire, che poi non è che mi hanno buttato in piscina, ero con l'istruttore, però c'erano tanti bambini e quindi a una certa me ne sono andato per cazzi miei e ho rischiato di affogare sul serio, però per diversi anni l'acqua non l'ho proprio toccata, fino a 5-6 anni fa anche ho detto, ero con i miei amici, raga, io non so nuotare, cioè andiamo dove non tocchiamo. Ho detto perché, che è successo, perché non ho mai imparato. No, quando ero piccolino di qua di là, insomma, parlandone, poi una certa, mentre parlavamo, mi sono ritrovato che stavo nuotando. Quindi era proprio un blocco mentale, non proprio capacitivo. Ah, che figo però, ti sei molto figo, molto figo. Infatti ho imparato a nuotare tipo
5 anni fa, una roba del genere. Però la cosa che invece mi ha cambiato, penso, di più, non so se l'ho mai raccontato sinceramente, però vabbè, sti cazzi è roba che succede, quando ero piccolino, ma non troppo, cioè ero forse terza, quarta superiore, quindi 7, 8 anni fa, 9 anni fa, non mi ricordo, post doccia, uno insomma si tocca un po', ho sentito delle palline... nelle palle, ho detto, cioè le palle a grappoli c'avevi, che non era proprio, cioè comunque a scuola avevamo già studiato tumori, robe varie, ho detto andiamo a fare che... un controllino, esatto, quindi senza dire niente a mia mamma perché si preoccupa che è un casino, ho saltato scuola un giorno, sono andato dal dottore, entro, mi fa: Salvatore, che ci fai qui tutto da solo, tutto bene? Mi faccio: speriamo. Allora niente, va, Salvatore mi tocca un po', e fa: guarda, secondo me non è niente, però facciamo un'ecografia. E quindi io lì sono stato per tipo 3 giorni con un super ansia, ho detto ora muoio. Hanno fatto anche tutti gli esami da minorenne? No, io dopo che sono andato al dottore, il dottore ha chiamato mia mamma, quindi poi, cioè... Vabbè, sì. È il medico curante. Sì, sì, però gli esami no, dovevo per forza andare con la ricetta appunto, pagata e tutto il resto, quindi serviva un adulto. E quindi niente, alla fine, dopo essere andato dal dottore, quindi dentro le palline, passano 3-4 giorni, vado dal dottore, passano un'altra settimana, vado a fare l'esame, viene fuori che non c'era nulla, però per quella settimana lì ho detto basta, finita, ora... Però bella l'ecografia alle palle, deve essere anche piacevole, secondo fredda. Me fredda, non lo auguro, però quella è una cosa che invece mi è rimasta molto della serie, dire cazzo, magari ti svegli un giorno che ti trovi una roba che non lo sai, e se hai sei culo non è niente, oppure si risolve. Se hai sfiga, magari in 6 mesi non ci sei più. E quindi quella è una cosa che mi è rimasta invece. Poi altre esperienze mi sono successe in famiglia, quindi quella è una roba che mi è rimasta di più. Marione, ma scusa, te che hai avuto questa esperienza, possiamo dire traumatica, a un'età tra l'altro dove veramente si subiscono dei traumi allucinanti, non ti è rimasto niente, nessuno strascico di quell'esperienza? Io lo ripeto, è merito dei miei genitori, perché io ho vissuto tutta la malattia senza saperlo. In pratica mi hanno dato l'opportunità di vivere una cosa del genere che da adulto ricordo che è già passato, quindi è semplicemente una incredibile storia per me. Cioè io se devo ricordare... Tipo la vita è bella. Quando ricordo i tempi in ospedale, ricordo che ricordo i tornei con le macchinine di mio padre, e come la pasta al pomodoro delle infermiere. Ricordo che trattavo male le infermiere a 7 anni. Ero stressato, il mio corpo comunque aveva un tumore, quindi ero col cazzo usciato, come si dice a Messina. Sì, sul cazzo usciato. Però ricordandolo... paradossalmente ho dei bellissimi ricordi dell'ospedale, ricordo il mio vicino, cioè sono stati bravissimi, cioè l'anestesia, mio padre mi ha detto che era il VR, mi ha detto sei il primo in Italia che vivrà la realtà virtuale, quindi bella cazzo, ma che cazzo di idee, poi c'è un'idea della Madonna, questa roba. Sì. Orazio, cazzo. Mio padre è proprio un gran figo. Canto, sì. Bello. Su quello però c'hai ragione, nonostante anche io sia stato rinchiuso spesso in ospedale l'ultima volta che mi venne... come fai a stare in piedi con tutti i traumi che hai subito, io non lo so. L'ultima volta che venisti a trovarmi in ospedale stetti rinchiuso un mese, infatti a me la pandemia non mi ha fatto un cazzo, perché io rimasi rinchiuso un mese in una stanza senza né internet né TV né niente. Mamma potevo mia. Uscire un'ora la sera e veniva un amico a trovarmi la notte di nascosto, e giocavamo a chi lanciava le monetine più lontano per i corridoi vuoti dell'ospedale. Io minchia, questo bel ricordo. Seconda guerra mondiale proprio, cioè i giochi quelli manuali proprio classici. Sì, non c'era, io non avevo niente lì, non avevo internet, non avevo tipo niente, un mese rinchiuso in questa stanza, eppure mi ricordo queste cazzate, noi urlavamo per i corridoi. Sì. Ah, ricordo un'altra cosa che ci tengo un sacco a ricordare perché è veramente dolce. Io non riuscivo più a camminare perché sono rimasto fermo un sacco di mesi. E mi ricordo che per fare fisioterapia io mi attaccavo ai muri, cioè succede così, tu cammini nei corridoi dell'ospedale, ti attacchi al muro e vai. Non credevo al fatto che
non riuscissi a camminare perché ce la stavo facendo, e ricordo che mio padre mi ha fatto: wow, stai camminando! E io ho fatto: ma sai che cosa, vaffanculo, tolgo le mani dal muro, comincio a correre verso lui, tipo guarda qua, al primo passo sono caduto di faccia, e mi ricordo che c'è stata una bella risata di gruppo, cioè non lo so ragazzi, la ricordo come una gita, non vorrei sembrare insensibile. Vabbè, merito ma... dei tuoi, no, eh. Esatto, no, 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 vabbè, che... la vissuta te insensibile nei confronti di chi, cioè no, non ha senso, no, no, però... Io invece mi ricordo che quando mi operai per la seconda volta ai piedi, dove mi tolsero i gessi, io sono stato 3 mesi con i gessi di estate, mi tolsero i gessi, qua non so chi ha tenuto il gesso per tanto tempo, praticamente ti si atrofizzano i muscoli, no? Quindi sì, quando te li levano vedi la tua parte del corpo rinsecchita come se fosse mummificata, no? Una cosa tremenda. E puoi tornare però a grattarti, puoi tornare a vivere in un certo senso. E per un po' quindi... sono dovuto stare sulla sedia a rotelle, anzi no, un giorno, perché poi mi hanno portato ai Gigli a Firenze, che a me da ragazzino facevano impazzire, non so perché, era un centro commerciale, e allora per dimostrare ai miei che ce l'avrei fatta mi sono alzato in piedi e ho provato a camminare, perché ti senti veramente impotente, queste gambe non possono reggermi, ho degli stinchi, nemmeno di Madonna un ottantenne morto stecchito, insomma. E invece ci sono riuscito, ho fatto qualche passo dolorante, ma ce l'ho fatto, ma è tremendo, tremendo. Però se i tuoi genitori ti sanno prendere per il verso giusto, ce la fai veramente, tremendo. Sì, tipo Clara di Heidi, sì esatto, era una cosa del genere. Sì, io pure mi operai, sono stato mesi che non ce la facevo a stare in piedi. Primo giorno che sono riuscito ad alzare, mi faccio: ce l'ho fatta! E mio fratello: paro cazzo. Vabbè, però quello sempre a stile, così. No? Beh, voi avete mai fatto interventi in anestesia locale? Una verruca sul tallone, una cazzata, sì. No, vi racconto la mia, perché quella è una cosa che ogni tanto mi torna in mente ed è stata traumatica. Cioè, non nel senso che mi ha cambiato come persona, però un po' sì. Io fino a qualche anno fa avevo un dente stortissimo e non potevo mettermi l'apparecchio perché avevo un dente incluso. Quindi avevo un canino, a me manca un canino. Madonna. Avevo un canino dietro l'incisivo. Un idrovorade. E quindi non si poteva raddrizzare, quindi mi ha dovuto fare un'operazione, sono andato da un chirurgo mastoplastico, credo sì, si dica, quella che operano insomma questa zona della faccia, oh, yeah. E mi presento un ambulatorio che non sembrava molto promettente in realtà dall'esterno, fatto sta, vabbè, mettiamoci, facciamolo, maxillo facciale, esatto, quello esatto, lì. Quello lì. Ma il mastoplastico su quello che rifà le zine, cioè... Ma anche quello, questa plastica quello, è quella delle tette, sì. Questo l'anno prossimo, piccolo spoiler. Ah, okay. Okay, deve fare un contenuto, qua se ne leva, fa un video. E se avessi le puppe, punto interrogativo, titolo. No, lo spoileriamo. Okay. Lo spoileriamo. Fatto sta, entro, arriva bello questo video. Il chirurgo e l'assistente, e loro, cioè, non... esperienza un po' brutta dato dottore paziente, perché ah ciao come va, tutto bene, però poi hanno iniziato a parlare tra di loro, non mi cagavano di striscio, hanno iniziato a iniettarmi l'anestetizzante tutto in l'anestesia tutta in bocca, e mi hanno aperto col bisturi sopra la gengiva, io ero sveglio, io li vedevo mentre facevano questa cosa, mi hanno aperto tutta la gengiva e poi con un piede di porco mi hanno staccato il dente incluso, quindi ero qui con la gengiva aperta che non capivo il tappo, che ero stunato ma super cosciente, e non sentivo il dolore ma sentivo la pressione del chirurgo che mi staccava un dente a forza dal cranio, e quella è una cosa che ogni tanto mi torna in mente. Sì, l'ho fatto anch'io, perché ho un impianto. Ma non ti potevano fare l'anestesia totale, madonna. Però... Era troppo pericolosa, l'avevo chiesto. No. Peccato perché alla fine, cioè vicino al cervello, lo tendono a non... Merda, ok. Sì. Porco due, che paura. Io l'ho fatto per un... sentivo proprio la sensazione... È presente la macchina, il meccanico, senti il rumore delle viti che girano? Ecco, io qua ho una vite praticamente che mi arriva fino a qua. E quindi sentivo proprio il cricchetto che stavano... cric, e mi stavano montando sta vite. Ah, guarda, ora che stiamo parlando di questo mi è venuta in mente un'altra operazione che ho fatto. Vabbè, ma una fascia, allora! Questa è durata 3 minuti neanche, una roba molto veloce. Io avevo la lingua corta,
che è anche uno dei motivi per cui avevo i denti storti, perché la lingua non riusciva a battere contro il palato. Fammi vedere. No, ora è una lingua normale, okay. Però ce l'avevo corta. E quindi cosa si fa? Quella lingua! C'avevi il freno. Quante fighe hanno via visto quella lì, vabbè, andiamo. E quindi niente, mi presento sempre dal chirurgo, mi prende la lingua con questa pinzetta, me la tira su, iniezioni, e poi col bisturi inizia a farmi così sotto la lingua. E io sempre sveglio, cosciente, lui papà, così che ti aiutava. Cioè, ti doveva accorciare il tendine sotto la lingua. No, doveva tagliare di più. Sì, tagliando il tendine sotto la lingua, per tirarla fuori. È inciso. Madonna, ma senti l'Adde. Sono sorprese queste. Io, sì, ma questa roba mi terrorizza. Cioè, ma te non hai fatto niente del genere, nulla, però. Nulla. Impossibile. Ma è indistruttibile. Invece, quando ho fatto l'estensione del cazzo, mi hanno levato una vabbè, credo. Ragazzi, io vi saluto con tanto affetto. Ciao Mario. Ciao Mario. Grazie. Ciao Mario. Io seguo affettato. Ciao Mario. Grazie mille, ragazzi. Da grande. Ti ricordi quando ci fu l'incidente dei Pulmi? Come si dice da noi. Con qual è l'incidente dei Pulmi? Credo che praticamente mi arrivò un pulmazzo sul gruppo. No, non lo ricordo proprio. Vabbè, insomma, se andava alle superiori e eravamo su due pullman e il pullman dietro decise di entrare nel pullman davanti. Così, e io simpatico. Buonanotte, Matt. Ero esattamente all'ultimo posto, insieme a Carolina, Didilo. Ok. E il vetro esplode e mi entrano una lunga serie di vetri in testa. Ma va bene. Tipo Iron Man. Sì, Poli. E quindi niente. Veramente ogni commento è sbagliato. A parte le varie scene di cazzotti e cose varie, mi ricordo che dopo tipo un'ora ci portano al pronto soccorso. Io che mi ero levato i vetri con le mani e c'era quelli sull'ambulanza che mi hanno tenuto 20 minuti. Mella già da mele, te la ricordi? Sì. Ok, c'era lì. Io ero sdraiato e c'era l'infermiere dell'ambulanza e mi faceva metti giù la testa, e mi pigiava la testa così, e io c'avevo lo squarcio di dietro con vetri, facevo c'ho vetri filati di testa, metti giù la testa, alla testa ho fatto se mi ritocchi ti spacco la faccia. Ha smesso di dirmi qualsiasi cosa. Vabbè, arriviamo a un pronto soccorso, mi fanno entrare, mi mettono sul lettino, arriva il dottore, fa con la pennina, fa tipo, sai, anestesie del cazzo. Sì, ne? Sì, sì. Fa via, faccio sì, ti pulisco e ti cucio. Va bene. Mette la pennina, poi arriva l'infermiera, anche una gran fica. Fa dottore, vabbè, la vogliono un attimo di là. Dettaglio importantissimo. Lo ricordo bene perché era ben impresso. Insomma, il dottore parte, sparisce per un'ora e venti, un'ora e mezzo. Ovviamente quando ritorna l'anestesia era totalmente inesistente. Sì. E quindi mi ricordo benissimo lui che inizia a infilarmi l'ago per far mettere, prima apri la ferita, inizia con le pinze a tirar fuori i vetri e poi a cucirmi qui, e io ero su questa brandina con un palo di ferro che reggeva la brandina e lo strizzavo con le mani e penso che l'avrei accartocciato se fossi stato sovraumano, perché non avevo alcun più tipo di... Allora, la ferita mi ero raffreddato, quindi non era caldo e mi faceva male. L'anestesia non funzionava più, insomma, me la sono puppata tutta e quello è stato veramente drammatico. Ma tu gliel'hai chiesta un'altra dose o... No, non gliel'ho chiesta, io volevo soltanto insultarlo e ucciderlo, però... comprensibile. Ma poi quanti anni avevi, scusami? Andavo alle superiori, avevo 16-17 anni. Mamma mia, ma poi ti fidi anche dei medici a quell'età lì, non è che... No, ma ho messo l'anestesia su un cazzo io, è partito, poi sai... A me è capitato un'operazione un po' delicata, vabbè, mi sono circonciso, si può dire, senza problemi. Che ti sarà incollata la pelle del cazzo. Sì, dalla parte sotto però, cioè non all'opposto, l'opposto. Ma lavati poi, madonna, ti sei incrociato. Ma non è quello che mi lavo, non è che non ti lavi, ti vengono le malattie, non è che funziona così. E io mi ricordo benissimo il chirurgo che ha iniziato a tagliare. Io gli ho detto si fermi immediatamente perché sto sentendo tutto. Mamma mia. Ho dovuto chiedere due dosi extra perché per me è come se mi stessi tagliando. Ma scusami, Poli, scusa se ti faccio questa domanda, ma questa operazione te la fanno a cazzo muscio o a cazzo duro?
Beh, dipende se in caso ci sia qualcuno, potrebbe dipende se ti piace il meglio. No, perché quando sei a casa secondo me ti rientra il cazzo dalla sensazione. Da... Sì, no, no, ti caghi addosso. A cazzo molto. No, ogni volta che ti tocca il cazzo è meglio, è più solido. Un dottore con un coltellaccio in mano di sicuro non ti viene dentro. Vabbè, ti danno il Viagra. Magari se uno a cui piace essere picchiato. Ah, sì. Cazzo moscio, però esiste stile teso e stile libero. Vedi? Vedi che non stile libero. Stile teso e stile libero. Come... bello stile libero. Ma poi, vabbè, che vergogna, cazzo moscio. Penso non gliene freghi nulla in quei momenti. No, vabbè, i dottori non credono. Come fanno? Poi, no, che bel cazzo! Mi sembra un po' strano. Mi faccio un po' vedere questo cazzo. Ti fanno un cock rating così. Con le foto così, ciao Matte, ciao, però hai resistito, Ciao. Buonanotte. Comunque, tornando al tavolino, visto che se ne parlava prima, c'è un ragazzo. Ma perché che c'è un tavolino in camera? Dai, c'è un ragazzo. E me la sono persa. Io su Twitch ho fatto una serie che si chiama Perché hai anche i tavolini in camera, visto che tutti me lo chiedevano. E un ragazzo a questo punto se l'è tatuato allora. Ah, il mio tavolino l'ho tatuato, te lo faccio vedere. Grazie, si è tatuato questo tavolino con seduto me e un'acciuga che beviamo il caffè. Ma che tatuaggio è? Cioè, no, ma è bellissimo. Che è questo spostato? Dai, con rispetto, però insomma. No, un grande rispetto, cioè, innanzitutto uno che ha il tatuaggio di me. Due tizi hanno il tatuaggio di Chip. Quanti tizi sono tatuati Dario? Zero, vedi? Che ne sai? Boh, non lo so. Ma poi non me ne frega niente, ora che ci penso. Beh, fa anche cacare, no? Oltretutto. Bellissimo. Fa veramente cacare. Un fatto di merda. Non mi interessa molto. Dico te, perché hai dei baffi pitturati, mi sembra, tra l'altro? Perché c'era il pub del baffi. Perché era il pub del baffi. Perché tutti avevano i baffi e io non mi crescono i baffi. Okay. Cioè, non ti cresce proprio niente? No, mi crescono quei baffini così, sembro un narcotrafficante, insomma, ma non di quelli belli, di quelli brutti. Ma scusate, non che ci sia narcotrafficanti belli, questo non romanticizziamo. Magari affascinante. No. Però quelli leggendari, no, insomma. Ma scusa, a tutti, a quando vi siete cresciuti per le prime volte i peli? I peli? Sì. Tre anni. I peli. Io ero all'elementare e già facevamo la gara a chi era più peloso. All'elementare, ma su. Più peloso addosso, beh, sì. Ci sta, le prime sega all'elementare. Io anche... Le prime sega all'elementare. Che cazzo dici? No, anche se cazzo stai dicendo? Ero già peloso io. 10 anni. Io ho scoperto che toccandosi il pipino a 10 anni succedevano delle cose interessanti. Ma tanti in chat, vedi le nuove generazioni, le nuove leve. No, io lo credo. Io credo alle medie. Sì, alle medie. Terza media. Io terza media. Terza. 12 anni. Sì, sì, anche terza media. Anche sì, 12-13. Io non me lo ricordo, però cioè 12-13 credo sia, bene o male, la prima masturbazione. No, forse un pochino prima. Monashon, ti devo chiedere, dato che sei una ragazza, no? E abbiamo la possibilità. Voi invece facevate questi discorsi tra ragazze alle medie, cioè niente? Proprio, cioè... No. Se vi toccavate il pisello, dice. Non facevamo questi discorsi, facevamo altre cose. Cioè, non so, tipo, magari... tipo i peli sulla potta, guarda, mi sono spuntati, non mi sono spuntati. No, vabbè, sì, quello sì, quando è venuto il ciclo, questi... Ah, è vero, il ciclo di solito è il grande, fra virgolette, non traguardo, però comunque momento dell'adolescenza. Diventi, una bella cagata. Divento grande. Che una quando era piccola diceva: oh, che bello, mi è venuto il ciclo, adesso sono grande, mi sento grande. E poi invece in realtà è una merda. Sì, sì, è un bello. Quindi, no, però una si sentiva grande. Se i maschietti in media iniziano a masturbarsi in prima media, invece le femmine? Beh sì, verso le medie. Sì, ma è tutto alle medie, quando ti parte l'ormone a bestia nel cervello e non capisci più un cazzo. È tutto quello che fai per uno. Quando te ne sei accorto te che avevi delle punzioni? Terza media. Ma cioè, cosa è successo nel tuo corpo? Io ero in vasca, ho detto, vabbè, senti, mi sto annoiando. Dentro la classe, in terza media, c'era una vasca. No, non ero in vasca in terza media, ero più a casa mia, magari. Più a casa mia. È successo qualcosa, ho detto, wow.
particolare questa cosa, potrei ripeterla fra un po', e poi è successo altre 7-8 mila volte. Ma te l'aveva comunicato un amico oppure l'hai scoperta per conto tuo? No, allora, io non so voi, ma a me tutti gli amici dicevano, ah, c'è questa cosa, no, c'è questa cosa che si questa grande novità dalle Americhe. Ho scoperto che se fai? Che mio cugino ha il cazzo. Vi devo far vedere una cosa. E una certa ho detto, vabbè, senti, che fanno tutti, sono l'unico stronzo, non prova. Ho provato, dopo 3-4 minuti è successo, ho detto, wow, cazzo, rifacciamolo domani e dopodomani e per altri 40 anni. E allora, basta, scusa se vado nel dettaglio, su cosa ti sei seguito? Ma sei su io no, non prima si andava a fantasia, niente, fantasia. No, la prima, io la prima zero memoria zero come? Memoria come su la prima cosa dello successo l'etichetta dello shampoo c'era tipo con capelli biondi sì, sì. Un po' poco sa, magari i duetti dei ragazzi le prime sega assolutamente oh, senza parabeni oh. Oh. Random che beh però è vero dovevi andare per forza un po' a fantasia perché... ma sì una volta Beh, ma anche perché mi ricordo che i primi porno erano passati col bluetooth dai telefoni cioè, sì, era e poi roba... c'è da, per te che sei fortunato noi ci fa gli infrarossi sì cioè veramente io, cosa io anch'io ho vissuto gli infrarossi però che merda la mia prima quell'età no. In quel periodo se avevi il Motorola o forse il Nokia 3310 era tanto, era i video c'erano sì. L'ho già raccontato diverse volte ma la mia prima masturbazione avevo la febbre, mi ricordo era aumenta un po' il piacere aumenta, sì avevo freddo alle mani e me le sono messe tra le gambe per sentire più calore e poi ho cominciato a sbirciare un attimino e stavo guardando i Flintstone quindi la mia prima pugnetta me la sono fatta su Wilma. Però questo è strano. Però, Questo è strano. Sì. Però ha una sorella la signora Wilma. Esatto. Avete mai chiamato i numeri porno a pagamento? Dico sì, ma per prenderli per il culo. Io uguale. Chi crede altro? Pronto, dimmi, sono qua, tutta eccitata. Ciao, sono la mamma. Cioè, veramente tremendo. Però, lascia ridere perché poi anche lei rideva, però c'aveva le puppe di fuori. Era surreale. Ma quella in televisione, quindi? Certo, con numeri locali. Io chiamavo solo gli 899. Io chiamavo solo i 0586 sulle TV locali, no? Perché non spendevi in cazzo. E mi faceva ridere che c'erano queste tipe con la potta di fuori e con le puppe ciondoloni, però si sentiva la tua voce risuonare con loro e ridevano perché dicevi le cazzate. Allora vi ricordate la prima volta che l'avete fatto? Non mi ricordo, per esempio, io non mi ricordo il nome e nemmeno più la faccia, però ti ricordi il nome? Il male che me ne sono ero ma stuprato, aveva 4 anni più di me. Ero in Vanza, sempre a Roma. Per esagerare, chiaramente stuprato. Sì, non era figurato, per ridere. Ero in Vanza a Torvaianica. C'era sta ragazza romana. Sì. A 14 anni e ha fatto di me quel che voleva. E io ero lì. E ho detto, lei è diciottenne, quindi. Lei è diciottenne, giusto? Sì. Abuso quasi possiamo dire se vogliamo un abuso no ma perché ho sempre dimostrato molto più di quello che avevo sì beh sì infatti immagino quando andavo a giro era facile spacciarsi per più grande quindi a Torvaianica raga perché lui ha sempre viaggiato molto sempre spostato mio padre molto. È romano a casa a Torvaianica anche. C'è qualcuno che è fiero della propria prima volta? Perché io non conosco nessuno ancora fiero della prima volta. Io ne condanno. No, fiero. Sì, no, io dico proprio come sentimento positivo. Ah, ok. Ma non solo, proprio dici, cazzo, la ricordo con piacere. Io con piacere no, la ricordo e basta. Esatto, sì. Neutrale piuttosto. Agnese non se la ricorda, per esempio. Io c'ho un racconto. La rimossa. Vai. Vabbè, ma Zullo, te veramente sei ormai. Cioè, avevi una aspirapolvere nel culo, cioè, che cosa così. No, è molto. Ti guardavi i Jetson, no? Cos'è? Periodo di cantello. Periodo liceo. E guardavi la robottata, no? No. Ok. Periodo liceo, organizziamo questa cosa a casa mentre mia madre è al lavoro. Mia madre tornava dal lavoro alle 2. Quindi sapevo che dalla mattina fino alle 2 avevo un sacco di tempo. Dopo, diciamo, l'atto, improvvisamente mia madre rientra a mezzogiorno. Quindi ci becca proprio
sul colpo, proprio... sì. E poi mi fece un sacco ridere perché mia madre, noi ci rivestimmo, mia madre fece vicino a questa ragazza e fa: vuoi restare a pranzo? Ho fatto il pesce. Ecco. Thanks. Sì, no, no, lo fece veramente male. Ah, faceva il pesce, ok. Sì, sì. No, ma lo fece proprio con cattiveria. Che poi lì è super... Quando figuraccio. Sei ragazzino, sei imbarazzo. Sì, sì, imbarazzatissimo. Boy, sì. No, non lo so, io, i genitori della mia prima ragazzina erano molto... diciamo avanti, sì sì sì, quindi sapevano e lasciavano correre, cioè lasciavano correre, è normale, cioè abbastanza normale, penso, no? Credo, boh. Io vorrei dire raccontare una storia, però parto dalla fine per poi raccontarla in modo pulito, perché io sono stato denunciato per stupro e mi rendo conto che per quanto faccia ridere, in realtà io ero... Magari ma non ride, fa ridere, comunque, scusami. Non fa ridere, ma non è accaduto. Premessa, non è accaduto. Questa cosa perché ero al mare con quella che era una mia ex ragazza e a seguito di la ragazza che è finita poi in coma etilico a seguito dell'alcol, diciamo rotolandosi nella sabbia del mare, si è bucata e rovinata tutti quelli che erano i leggings neri. I suoi genitori, visto che in presenza della ragazza c'ero io e altri amici, finita lei al pronto soccorso per una lavanda gastrica, accusarono me di aver abusato dell'ex, al punto tale di chiamare i miei genitori, io 17enne, la persona più grande nel gruppo era un 18enne, e mi accusarono formalmente di abuso sessuale. Cosa che ovviamente, non tendo neanche a specificarlo, non è mai accaduta. Scusa, ma... E questa è la tua versione? No, no, è la versione reale. Lei stessa confermava questa versione. Solo che giustamente lei aveva il vuoto di memoria del coma etilico avvenuto per una decina di ore, completamente folle. E mi ricordo i miei genitori che mi chiamarono e dissero: Mattia, puoi venire un attimo qui, che abbiamo una cosa da dirti. Mamma. Io ho detto: dimmi, mamma, cosa è successo con nome? E io: niente. Ah, perché ci hanno chiamato i genitori ed è successo questo. Gli ho detto: mamma, non credo che sia proprio andata così. E chissà che cazzo, perché il padre di lei era carabiniere, quindi molto, molto ferreo nelle regole. Quindi io non era ammissibile che la figlia si fosse ubriacata e fosse... Esatto, era molto forse di cose. Voi l'avevate fatta ubriacare, esatto. per abusare molto più plausibile questo che invece la realtà di fatti. Ovviamente alla fine si è risolto tutto nel migliore dei casi, perché appunto non era mai successo questa cosa. Bello, molto bello. Vabbè, ragazzi, hai un figlio a casa. Una guardia, vabbè, una paesana, non è che tutte le guardie... Anche mio padre era carabiniere, però. Ma sei stato accusato di altri reati nella tua vita? Io sono stato anche accusato di aver picchiato un'altra ex. Ah, ma no. Ancora, ma la reazione una volta si fa una prova. Mi rendo conto che purtroppo suona male. Ma la stessa ragazza diceva... E insomma, le aziende le salutiamo, Paul. Restate quell'uomo! Che appunto io mettevo le mani addosso. Lei sosteneva che io le mettevo... Non è... Ma ragazzi, cioè, adesso con tutto rispetto, lei era più grossa di me fisicamente, proprio era più voluminosa di me. Ma questo era è anche un shaming, diciamo anche un po' di shaming. È la realtà. No, guarda, hai fatto offendere Nico, dai, ragazzi, hai fatto sta male Nico per questa cosa. Appunto, e questa volta però ero... No, Nico. È impossibile difendersi questa cosa. No, Nico, ma scherzava, Nico. No, è che sono sensibile su questa cosa. Stavo solamente esponendo le prove a mia disposizione. Sei ripreso al volo. E niente, quella volta denunciai io per diffamazione perché avevo già 20 anni, per una voce del genere. Ovviamente ho denunciato per diffamazione. Poi ma scusa, dai 15 anni ai 20 anni, lei di 5 anni prima diceva... No, è stata l'ex con cui sono stato per un paio d'anni, quindi la prima storia veramente seria che affronti nella vita. Venne a scoprire che con alcuni suoi ex amici, che poi erano amici per modo di dire, perché erano un po' più di amici, scoprì che lei diceva queste cose tramite terze parti. Appena io ho avuto delle prove tangibili che questa cosa era stata detta, io sono sparito dalla sua vita e sono andato a denunciare. Ha diffamato. Sì. Sì, è una diffamazione. Andava da suoi amici, che poi solo amici non erano,
Ecco, che questa cosa non, succedeva, ribadisco, ovviamente non è mai successa. Non... Quindi in conclusione queste storie ci insegnano che i figli di carabinieri denunciano chiunque per qualsiasi cosa. Sì, lei era figlia di un primario, quindi... Madonna, ma tutte potentissime! Tutte alti piani! Io ero sempre inermi, i miei genitori artigiani, un ex carabiniere artigiana, mia madre... Artigiani! Io ero sempre il debole. Voi avete mai compiuto atti illeciti realmente? Che però non sono mai... Sempre fatta franca! Quando ero minorenne non per mia volontà. Te Dario mai fatti atti di nessun tipo di illecito? No. Io sempre stato licio. Se ci pensi al passato... Al passato, tutte le cose che hai fatto. Molto al passato, io... assolutamente. Dici cazzo quanto ero scemino aver fatto quelle cose, nel senso, ma se ci l'avessi fatto, no? Se ci penso a tutti i miei amici, nostri amici, insomma, storici con le servetti, non se ne salverebbe uno. Penso tutti probabilmente denunciati plurime volte, ma danni da soldi infiniti, penale tranquillamente, atti scene in luogo pubblico, ma quello guarda quello è il meno. Quello era il buongiorno. Vabbè, con questa parentesi un po' malinconica, perché comunque i vecchi tempi mi mancano. Ragazzi, io ringrazio innanzitutto gli assenti, ringrazio Riso e ringrazio Mario che se ne sono andati, e poi ringrazio Surri, ringrazio Masullo, ringrazio Ormase, ringrazio Monashon, ringrazio Monitor, ringrazio Poli, ringrazio Nico Pertici. Tutte le persone che vedete qua le potete trovare anche su Twitch, su Instagram, dappertutto, quindi li ringrazio per essere venuti. Faccio una pipì al volo e poi continuiamo con due. Liberati. Buonanotte. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.